apparizioni della Madonna o dei santi, ma più che altro sono le apparizioni della Madonna quelle più note, e che di tanto in tanto così ci vengono proposte, salvo che poi alla fine ci si accorge che non erano affatto delle apparizioni. E quindi all'inizio bisogna parlare sempre di presunte apparizioni. Ma quali sono i criteri per dire se, o meglio, per studiare se un'apparizione è vera o è falsa, e quindi sono apparizioni mariane? Quali sono i criteri per distinguere le apparizioni mariane vere da quelle presunte o artefatte? Mi faccio aiutare da padre Stefano Cecchin. È un servita, un religioso, un monaco servita, un mariologo, studioso della Madonna, ma più che altro è presidente dal 15 aprile 2023 dell'Osservatorio sulle apparizioni mariane e i fenomeni mistici nel mondo, un osservatorio che appunto si mette a disposizione delle commissioni diocesane per aiutarle e per sostenerli quando devono decidere e illuminare il popolo su delle presunte apparizioni mariane. E vi sono dei criteri. Il primo criterio, vi leggo quello che ha scritto padre Stefano Cecchin, quindi non sono parole mie. Il primo criterio fondamentale è la parola di Dio. Nessun messaggio delle cosiddette apparizioni private deve essere in contrasto con la rivelazione contenuta nella Bibbia e nella Sacra Scrittura. Quindi, dice Don padre Stefano Cecchin, è importante quando bisogna costituire delle commissioni a livello diocesano inserirci un biblista. Se noi vediamo le apparizioni mariane note e quindi approvate dalla Chiesa, mi vengono in questo momento Lourdes e Fatima, ma ce ne sono tante altre, anche le prime sette apparizioni diciamo dichiarate autentiche, le prime sette apparizioni di Medjugorje dichiarate autentiche, tutte hanno un riferimento biblico, tutte hanno uno sfondo, un collegamento biblico che non è in contrapposizione con la parola di Dio e con la rivelazione. E questo è importante. Quindi il primo criterio è la parola di Dio. Le apparizioni non devono essere mai in contraddizione con la parola di Dio e il dato della rivelazione. L'altro criterio lo dico domani. Pari Pio TV, dritto al cuore. Ciao!